seconda stagione di Christian è un qualcosa di impensabile. A Città Palazzo è successa una cosa rivoluzionaria e fondamentale, è cambiato il padrone. Lino l'aveva dominata per anni durante la prima stagione e come sappiamo ora c'è un nuovo padrone del nostro Christian. Questa cosa è troppo più grande di me. Cri, io ero morta e te mi hai ridato la vita. Ma tu per davvero non ti rendi conto di quello che sei capace di fare? Rimane sempre un buono, un semplice, non il classico, no? Il boss, il classico capo. Invece mantiene una sua, diciamo, semplicità, una sua innocenza. Quella goffaggine con la quale cerca in qualche modo di reagire alle avversità del mondo me lo rende simpatico. Qualcosa mi ha di spiegate? Sto dono, sta cosa che c'ho, che è? Come funziona? Da dove viene? Stop! Bella! Stop! È uno che è inadeguato. Inadeguato come era davanti al dono, è inadeguato davanti alla manifestazione del dono e alla messa in pratica del dono stesso. Quindi è uno che improvvisa e che ha bisogno degli altri. Abbiamo fatto una riunione tra di noi. Sono uscito un paio di proposte. Non so se ti ricordi, la fattoria degli animali sembra un po' quella roba lì. Cioè, gli animali hanno cacciato il padrone, prendono il potere. In questo caso, invece, Christian, con l'entourage intorno, che decide di... Ok, come ristabiliamo il potere? Chi è che fa questo? Chi fa questo? Noi non dobbiamo ritornare a fare le cazzate che facevamo prima. Ho capito. Allora, la soluzione qual è? Il biondo a Christian chiede di cercare dentro se stesso che tipo di leader vuole essere. Giulio Cesare, Elisabetta II. Che re vuoi essere? Un aiutino. L'obiettivo che si prefigge Christian è cambiare il suo quartiere, cerca di farlo a propria immagine e somiglianza. Noi tutti, come una squadra, insieme a Christian, cerchiamo di creare un nuovo mondo. Ma con questi non hanno capito che te sto posto lo rivoluzioni. Abbiamo definita utopia coatta, che è un po' la versione appunto coatta, inappropriata, di una grande utopia che è quella di fare del bene alla propria comunità. Ma quanto mi costa sta cosa? Gratis. La nuova città palazzo è una città cosmopolita, dove tutti hanno il loro spazio, una specie di società egualitaria nella quale ognuno solidarizza con l'altro, il danaro non è più una scusa per stare in conflitto. È veramente una società comunista. Ogni volta che qualcuno dice che una cosa è impossibile, l'impossibile diventa realtà. Chiunque sia quella là fuori, non è Allison. Allison, ferma! Sono Scott! Su Paramount Plus, con Sky Cinema, senza costi aggiuntivi. Vai sull'app My Sky. 3, 2, 1! I migliori giorni, in prima visione lunedì alle 21:15, su Sky Cinema 1 e On Demand. Vedo che la vostra pelle si difende bene. Idrata e proteggi la tua pelle dalla secchezza con il balsamo dopobarba Nivea Men Sensitive, la nostra miglior difesa per la tua pelle. E per una routine completa, scopri anche la crema idratante Nivea Men Sensitive. Mi piace l'odore del sugo la mattina, ma questa cucina ha bisogno di una tregua. Abbiamo portato la pace fra questi fornelli. Torna a Cucine da Incubo, la nuova stagione da domenica alle 21:15 in esclusiva su Sky 1 e On Demand. Ci siamo sui motori, sventola la bandiera verde, eccoli partiti con Sky Wi-Fi, ottimo spunto, scappa via davanti a tutti, curva verso sinistra, in salita, ultimi metri, Sky Wi-Fi vince il Gran Premio della velocità. Passa Sky Wi-Fi, la rete fissa più veloce d'Italia secondo Ookla, perfetta per goderti in streaming tutto quello che ami. Vieni su sky.it.